La cosa di La Saturniaci Castello vince per 3-0 contro l'Abba Pineto, ritrovando la vittoria dopo il tie-break di Aversa. Il Pala Catania sorride ancora ai castellesi che, sotto gli occhi del pubblico amico, centrano la terza vittoria su tre. Riprendono la marcia ai piani alti del campionato di Serie A2 Credem Banca, scavalcando Delta Group Porto Viro e rimanendo a meno 2 dalla capolista Consar Ravenna. Primo e terzo set vinti agilmente dalla squadra di casa che, nonostante le difficoltà fisiche dettate dalle gare ravvicinate, riescono a centrare la vittoria pure del più combattuto secondo set, ottenendo così un successo rotondo che fa morale in vista della prossima gara, quella in casa della Maacqua San Bernardo, che aprirà la settima giornata venerdì 8 novembre alle 20. È stata una partita non tanto bella, a parte il secondo set che è stato, diciamo, sì, pieno un po' di pathos, no, di sofferenza sportiva, bravi ragazzi a recuperare una situazione, diciamo, non buona, perché sia Luca che Manavi, Giavi vengono da periodi in cui non si allenano tanto forte per problemi fisici, quindi vanno dosati. Ed è stato importante l'ingresso di Willy e di Simone Orto in campo, che hanno fatto respirare i due ragazzi titolari e hanno dato la possibilità alla squadra poi di riprendere ritmo, di giocare punto a punto e vincere il secondo set, che penso che ha dato un indirizzo chiaro alla partita. Continua il buon momento che abbiamo nel lavoro a muro e di difesa, perché stiamo murando tanto e stiamo murando bene. Abbiamo aggiunto qualcosa nel gioco di attacco della squadra, stasera si è visto. Era importante vincere, ci siamo riusciti, adesso ci prepariamo per questa lunga trasferta di Cuneo. Vincere fa sempre bene, quindi è importante per il nostro percorso. Certo, veniamo dalla sconfitta di Caserta, quindi era importante oggi riprendere la marcia, anche perché poi venerdì andremo a Cuneo, campo di diretta concorrente, quindi era importante mettere in cascina dei punti importanti. L'abbiamo fatto anche con una bella prestazione, secondo me. Abbiamo alzato il livello della nostra battuta e questo ci fa sì che riusciamo a fare meglio anche la fase break e tutto quanto. Quindi siamo felici di questa vittoria del pubblico e si va avanti.